Ed eccoci qui con Franco Simone, un'altra delle personalità artistiche importanti di questa serata, di questo Effetto Notte tredicesima edizione, che sarà premiata a fine serata, sul finire di questa serata. Ciao Franco, benvenuto. Grazie. Grazie. Allora Franco, che significa partecipare tu, un veterano che quest'anno nel 2022 festeggi i 50 anni di carriera artistica? Che significa partecipare ad una kermesse, ad una vetrina dedicata ai giovani, a chi sogna, a chi vuole diventare qualcuno nel campo dell'arte? Ma un po' ritorno al mio passato, quando anch'io ero un giovane, che però non sapeva che avrei fatto, non avevo proprio idea che avrei fatto quello che sto facendo oggi. Io ero uno studente universitario, però mi hanno buttato in scena, poi ci ho preso gusto. E per il resto, sì, sono passati 50 anni, tutto ciò che succede nel Salento, per quanto mi riguarda, ovviamente ha un sapore più prezioso per me, perché sì, è vero, giro il mondo, canto di qua e di là, però poi quando torno a casa mia riconosco gli odori, i colori, i sapori, le facce della gente, e sì, c'è un piacere in più. So che hai anche un progetto per festeggiare il cinquantennale della tua attività artistica che sta per realizzarsi addirittura d'arrivo, ce lo vuoi anticipare? Sì, non l'ho fatto apposta, è stata una coincidenza, perché sono partito con l'idea di fare 50 canzoni tra nuove riedizioni e poi mi sono accorto che erano 50 anni, proprio quest'anno, 50 anni di carriera, per cui il cofanetto finale si chiamerà per forza 50. Ho già pubblicato un album che si chiama Franco il nome, cosa banalissima da morire da ridere, che da tanti anni mi sento chiedere qual è il nome e qual è il cognome. Certo. Allora il titolo è venuto fuori da sé, il primo album è Franco il nome, il secondo Simone il cognome, il terzo, che penso di pubblicare a fine 2022, Simone il cognome è quasi pronto, si chiamerà Francesco Luigi all'anagrafe, totale 50. Una delle personalità premiate stasera a Effetto Notte tredicesima edizione, Mingo. Ciao Mingo, benvenuto. Buonasera, benvenuto. Grazie per la personalità. Allora. Un premio importante stasera perché è della sezione cinema, per una cosa importante che hai fatto, per tante cose che hai fatto, ma soprattutto per una che hai fatto ultimamente. Vuoi dircelo tu? Sì, ci tengo particolarmente, quindi ringrazio Maurizio Ciardo di questo premio. È un premio che va, ho sentito, all'interpretazione di Pin. Pin è un uomo autistico di 50 anni, affetto da una forma molto estrema di autismo, ed è il protagonista del primo video italiano sull'autismo, diretto da Antonio Palumbo e prodotto dall'associazione Vinci con noi. È un personaggio molto particolare perché ha una grande forma di poesia, ma soprattutto di umorismo, di ironia. Questo anche per dare, come dire, un tocco, piccola speranza a tutte quelle famiglie che ovviamente hanno un bambino autistico. C'è lo slogan che è molto importante in questo video, questo è un video contro tutti quelli che puntano il dito contro il cosiddetto diverso, perché è diverso da te, io sono diverso da te, da lui, ognuno è diverso dall'altro. E lo slogan finale è: io sono autistico, mica scemo. Bellissimo. Non c'è bisogno di commenti. Bellissimo, quindi, Mingo. Grazie, grazie, grazie. Bellissimo. Mingo, allora, televisione, teatro, cinema, un artista poliedrico, il prossimo passo qual è? Il prossimo passo è un film in cui interpreterò un professore molto problematico di filosofia, è un thriller psicologico internazionale destinato alle piattaforme, parliamo di Netflix, sì. Amazon, che dovrei cominciare a girare sempre permettendo, insomma, i vari problemi che la società adesso, certo, sta avendo, nella prossima primavera. Questa tua propensione, per finire, a impegnarti nella solidarietà nasce dal tuo carattere, da cosa, Mingo? No, perché l'ho sempre fatto. L'hai sempre fatto. Saranno 20-30 anni. Infatti. Una cosa sì, nasce da un po' dal mio carattere, anche dalle cose che mi sono successe nella vita, no? Certo. Perché parlo della mia famiglia, di tante cose che ti segnano, certo. E quindi qua uno, sono due, il bivio è a destra o a sinistra, o diventi molto cattivo, oppure c'è un altro mondo che è quello di capire e di fare qualcosa per gli altri. Molti dicono che sono cattivo, ma forse la uso per combattere poi le cose che non vanno, insomma. Vabbè, mi sono perso, ragazzi. No.
Complimenti Mingo, complimenti. Grazie, davvero. Grazie. Complimenti. Ciao. Alla prossima. Ciao, ciao. Chiostro dei Domenicani qui a Lecce, effetto notte, 13ª edizione, arte, musica e spettacolo. Come vedete, ideato e realizzato da Maurizio Ciardo e Miria Gravili. E la 13ª edizione di questa grande kermesse artistica. E qui siamo con una dei due patron, Miria Gravili, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Allora, siamo a pochi minuti dall'inizio dello spettacolo, sicuramente c'è adrenalina, c'è tanta emozione. Tanta emozione. Tanta. Ecco. Cosa si può dire di questa 13ª edizione? Anche quest'anno siete sulla tolda di comando di questa grande vetrina, no? Sì, di talenti locali. Questo è il nostro grande sogno e adesso siamo approdati qui fino a qui. È stato molto complicato quest'anno, specialmente negli ultimi giorni ancora di più, riuscire a portare questo spettacolo. Qualche ragazzo mancherà per ovvie ragioni, però noi cercheremo di dare il senso di quello che stiamo cercando di fare per il Salento e per tutti i ragazzi che comunque credono nell'arte e nella cultura. Certo. Quindi noi daremo questa grande possibilità in questo chiostro. E magari sarà l'inizio di una lunga serie. Certo. Speriamo, per loro e per noi. Effetto Notte ultimamente nel 2020 è stato anche sì. premiato a livello nazionale al Festival del Cinema di Venezia. Sì, certo. Signora. Perché la nostra idea è innovativa. Abbiamo lavorato fino adesso senza mai chiedere nulla a nessuno, sempre come mecenati. Adesso c'è qualcuno, qualche imprenditore che crede in noi e quindi speriamo che questo continui ad essere così. Perché ci permetterebbe di creare le opportunità per tutti i ragazzi che ci seguono e che credono in noi. Bocca al lupo allora. Grazie, e buona grazie. Serata. Buona serata a lei. Bene, ed eccoci con l'altro patron, Maurizio Ciardo, un nome celeberrimo nel mondo dello spettacolo pugliese e non solo pugliese. Allora, signor Ciardo, Maurizio, tranquillamente. Maurizio, 13ª edizione, un fiore all'occhiello che dopo essere stato premiato al Festival di Venezia 2 anni fa, adesso continua ad essere una vetrina importantissima per l'arte, per i giovani, per chi vuole cercare di farsi conoscere. Esattamente, caro Bruno. E io tengo a precisare che io faccio il medico, quindi praticamente sono anche un musicista, quindi una persona diciamo portata all'arte. Però in particolare, diciamo, io e Miria praticamente avevamo questo sogno nel cassetto di dare una mano, quindi iniziando un po' da Talent Scout, noi abbiamo iniziato da Talent Scout, di dare una mano ai nostri giovani, perché nel Salento, e tu lo sai, ce ne sono tante delle promesse, tanti tanti talenti. Solo che c'è un problema, che non sono visibili a nessuno, e questo è il grave problema. E allora io e lei che abbiamo fatto? Abbiamo creato una squadra di amici importanti con cui praticamente prendere per mano questi ragazzi, formarli da autentici mecenati. Noi li abbiamo formati con i nostri soldi. Quindi oggi io dico sempre, mi ritrovo due casi in meno, ma non mi interessa. Sono contento di aver speso bene questi soldi per questi nostri giovani, che oggi hanno il piacere praticamente di riconquistare quello che è il mondo dell'arte, della musica, della cultura, del cinema, perché io e Miria ci occupiamo anche di cinema, e quindi praticamente trovare queste giovani promesse a cui dare una mano e poter cominciare a scalare insieme anche, diciamo, vette molto molto più importanti. Maurizio, 13ª edizione, come se l'aspetta questa serata che sta per cominciare, che guarda, comincerà tra poco? Io incrocio solo le dita. Con tanti ospiti, tra l'altro. Io incrocio solo le dita, Bruno. Io incrocio solo le dita e dico una cosa, che abbiamo lavorato. Secondo me, quando si lavora seriamente, le cose dovrebbero andare bene. In bocca al lupo, allora. Crepi, ti ringrazio e ho piacere che tu, anche tu, questa sera sia qui con noi. Ad effetto note c'è anche la bellezza femminile, e come c'è Chiara Giuppa, modella salentina e la indossatrice modella di punta di questa serata. Ciao Chiara. Ciao Chiara. Buonasera. Ciao Chiara. Come va? Bene, benissimo. Come piace va a te? L'evento? L'evento è bellissimo ed ha una finalità grandissima, quella di scoprire e coltivare l'arte. Tu fai parte di questo mondo, il mondo dello spettacolo.
essendo una modella, che ne pensi di Effetto Notte? Guarda, io sono già tanti anni che ho conosciuto Maurizio e Miria e sono veramente fantastici e hanno veramente veramente a cuore il tema. Sono tanti anni che lo portano avanti e persone come loro difficili da trovare. Come vedrete questa sera ci sarà l'arte espressa in tutte le sue forme, dalle sfilate di moda a dei cantanti giovani salentini che loro stanno promuovendo veramente veramente in gamba. Quindi sarà una serata tutta da scoprire. Sei emozionata perché dovrai sfilare, sarai insomma la modella di punta, come abbiamo detto prima. Sei emozionata? Sì, adesso così mi metti un po' più paura del solito, però sì, sono contenta, gli abiti sono tutti bellissimi, non solo i miei. Spero che vi piacciano. Dai, ce la faremo. Allora a dopo, buona serata e in bocca al lupo, come si dice sempre. Crepi il lupo. Ciao Chiara. Ciao. Premio alla cultura per il professor Aldo Siciliano, che insegna anche all'Unisalento e insegna una materia straordinariamente affascinante come la numismatica. Professore, buonasera. Buonasera. Allora, stasera lei sarà premiato. Cosa ne pensa di Effetto Notte? Ma veramente mi ha stupito in positivo. Non credevo che in un periodo così difficile si riuscisse a raggiungere un tipo di organizzazione valida ed esemplare. Tutti i nostri timori per le problematiche legate al Covid sono state fugate dalla perfetta organizzazione. Anche di questo siamo grati agli organizzatori. Bene, sarà premiato per la cultura il dottor Salvo Iavarone qui ad Effetto Notte. Dottore, benvenuto nel Salento. Allora, per la cultura, un premio importante, no? In una serata dedicata all'arte a 360 gradi, non le pare? Assolutamente, io sono felice di ricevere questo premio in una città come Lecce, che di arte se ne intende, tutto lo stile barocco è proprio di questi territori. E quindi sono felice di star qui. Poi l'attività culturale in un paese come l'Italia è particolarmente importante, perché noi siamo un paese dove si esprime tanta cultura, ma non sempre la si esprime in modi moderni, capitalizzando il patrimonio che abbiamo. Noi abbiamo il 48% del patrimonio archeologico mondiale nel nostro paese e sviluppiamo soltanto il 3% del PIL come turismo culturale, quindi bastano questi numeri per capire quanto ci sia da fare. Per quanto riguarda poi i borghi in via di spopolamento, che è un tema che sto trattando molto ultimamente attraverso le mie strutture, sono convinto che la rivitalizzazione dei territori decentrati sia una delle scommesse sui quali puntare. Certo, senta, lei si sente anche dall'accento, è campano di Castellammare di Stabia, un'altra zona d'Italia che è bagnata da un mare meraviglioso, no? Culturalmente cosa si potrebbe fare per far sì che la Puglia, che è bagnata dal mare per quasi l'interezza del suo perimetro, fosse più lanciata sul piano turistico e pubblicitario, come è stato per tanti anni per Napoli, Capri, Ischia e quant'altro? La Puglia ha bisogno di rivitalizzare i territori, di portare vita. Non basta accogliere il turismo, il turista. Noi dobbiamo capire che il turismo va gestito dal momento in cui arriva sul territorio fino al momento in cui parte. Va coccolato, va guidato, va istruito e va pilotato e va anche accolto in senso più ampio. Noi spesso pensiamo che nel momento in cui arriva un turista si è già risolto il problema di averlo ricevuto. Non è così. Dobbiamo essere più professionali, come spesso in Inghilterra sono, nel nord Italia, e il Mezzogiorno vive questa situazione surreale per la quale ha dei territori stupendi che in altri luoghi si sognano, però non sappiamo lavorarci, diciamo, benissimo. C'è da migliorare, ecco, non è che, con tutto il rispetto per gli operatori del settore, assolutamente, sono bravi e professionali, ma tutto è migliorabile, anche questo. Vuole infine dedicare un suo saluto e ringraziamento agli organizzatori di Effetto Notte, dove tra poco sarà premiato? Sì, Maurizio Ciardo, Emilia, ma la compagna, sono eccezionali, sono veramente ammirevoli perché producono sforzi incredibili proprio per fare quello di cui stiamo parlando in questa intervista, valorizzare la cultura in Italia, in Puglia in particolare. Grazie, grazie allora. Grazie a ad voi. Maiora. Grazie a voi.
alle spalle del baritono Fulvio Massa, che salutiamo, benvenuto. Benvenuti a voi. Il meraviglioso chiostro dei Domenicani di Lecce. Allora, sta per iniziare la serata Effetto Notte, 13ª edizione. Lei, nella veste di artista, consulente e anche magari talent scout, no? In qualche modo. Sì, io sono stato contattato da Effetto Notte soprattutto per seguire i ragazzi. Io da una ventina d'anni insegno e quindi il mio lavoro, a parte quello di artista lirico, è quello di insegnare da un po' di anni. E quindi l'inizio del nostro rapporto è stato proprio di seguire i ragazzi nella crescita vocale, questi talenti giovani del Salento che sono veramente un portento. E mano a mano che poi è cominciata la collaborazione, Maurizio Ciardo e Miria Gravilli mi hanno anche investito della nomina di art director per la serata appunto di Effetto Notte del 5 gennaio, e quindi abbiamo insieme ideato questa serata, che sarà una serata un po' particolare, non come quelle che sono state fino adesso, ma diciamo con uno spunto un po' più teatrale. Certo, più teatrale, senza dubbio. Sì. Abbiamo visto la pizzica prima, poi vedremo tanti altri numeri, tante sorprese. Senta, una domanda importante per un artista navigato come lei. I ragazzi sognano di entrare nel mondo dell'arte, dello spettacolo in generale, ma oggi qual è la caratteristica più importante che uno di questi ragazzi deve avere per farcela? Allora, la caratteristica non di oggi, ma di sempre, è il talento. E se non c'è il talento non ci può essere un artista, e questo è, è una verità assoluta. Quello che io e noi possiamo fare è quello di tirar fuori il talento dai ragazzi e di seguirli nel percorso, e quindi farli crescere tecnicamente, farli crescere artisticamente, ma se non c'è il talento questo è tutto un lavoro inutile. Ma abbiamo la fortuna di avere i talenti. Grazie. Grazie. La 13ª edizione di Effetto Notte è finita e io mi trovo con Chiara Giulia Micoccio, presentatrice e attrice di questa serata, nonché addetto stampa della manifestazione. Ciao Chiara. Buonasera, buonasera a voi e a tutti i lettori di Corriere Salentino. Allora Chiara, com'è stata questa presentazione così fuori dall'ordinario? Non avete fatto gli attori e i presentatori allo stesso tempo? È stata una serata bellissima, ci abbiamo provato, comunque è andata benissimo. Diciamo che il pubblico si è divertito e questo era l'obiettivo principale. I ragazzi talentuosi, pugliesi, davvero bravi, quindi abbiamo selezionato inoltre, diciamo, c'è stato un anno di lavoro dove abbiamo selezionato questi giovani talenti pugliesi, no? Della musica, della danza, e quindi si sono esibiti in canzoni, coreografie, è stato davvero bello, è stato uno spettacolo straordinario, penso sia venuto davvero bene. Questa 13ª edizione di Effetto Notte è stata davvero bella. Bello dare poi spazio ai sogni, alle speranze dei ragazzi e dei giovani, no? In un sud che spesso è arretrato rispetto e ha meno possibilità rispetto ad altre zone d'Italia. Esattamente. Perché i patron della manifestazione, Maurizio Ciardo e Miria Gravilli, affiancati da validi collaboratori, quindi da personalità autorevoli della musica, dello spettacolo, fra cui il direttore artistico Fulvio Massa, ha collaborato anche la musicista Renata Nemola, quindi ci sono state delle personalità di spicco che hanno aiutato questi ragazzi a migliorarsi, a perfezionarsi, e quindi è venuto davvero uno spettacolo straordinario. E quello che ci auguriamo è che questi ragazzi un giorno possono avere davvero successo anche attraverso il palcoscenico di Effetto Notte, no? Che magari è stato un trampolino di lancio. Bene, e da questo bellissimo scenario che vedete alle nostre spalle, il chiostro dei Domenicani di Lecce, Bruno e Chiara, Chiara e Bruno vi salutano. Grazie a te Bruno, grazie a voi. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, seguiteci su Corriere Salentino, ciao.